Paolo Zamboni è un medico, è un accademico dell'Università di Ferrara ed è un luminare della ricerca. Un... Un pioniere, come tutti i pionieri qualche volta non capito, a lui si deve la scoperta di una, di una sindrome, l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che è una cosa complicatissima, lei ci spiegherà, ma so che è causa di molte malattie neurodegenerative gravi, dal Parkinson, l'Alzheimer, ma soprattutto la, la sclerosi multipla. E questa sua ricerca, insomma, la molla di tutto è stata l'amore. Hm? Posso dire così? Ma sì, sì, assolutamente sì. Cioè è un, un, diciamo una scoperta, un rilievo che nasce proprio dal fatto che mia moglie eh, si era malata di sclerosi molto. Io come medico confesso che mi sentivo abbastanza inadeguato a darle delle spiegazioni a casa perché è una malattia molto complessa e probabilmente con tanti fattori che causativi, quindi un puzzle che non è ancora stato composto oggi che ci stiamo parlando. E quindi mi sono messo a studiarla e studiando mi sono accorto che mi addentravo in un mondo che in parte conoscevo molto bene. che Io mi sono sempre occupato di malattie vascolari e capivo che c'era una grossa componente vascolare che fino a quel momento era stata così non vista, ma non tanto perché eh, non ci fossero le, diciamo, le competenze, ma perché era un qualcosa che era al di fuori del cranio quindi quasi tutte le. Ricerche su questa malattia erano all'interno del cranio e io queste irregolarità le ho trovate fuori. e In pratica, per spiegarlo facilmente, non sono altro che dei blocchi di flusso che ci sono nelle vene gioculari e in altre vene che invece drenano il midollo eh, spinale. E quindi c'è un ritardo nella pulizia delle tossine e eh, dell'anidride carbonica nel tessuto del sistema nervoso centrale, e questo diventa un un facilitatore della neuroinfiammazione, non è che sia la causa, però è un grosso facilitatore. E quindi intervenendo lì, perché questo è interessante, che lei ha scoperto anche un modo per ridurre la portata di queste malattie e forse anche di eliminarle del tutto. Beh, adesso questo è, 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 è attribuire un po' tanto, diciamo che abbiamo capito una cosa, per quello che riguarda questa malattia abbiamo fatto uno studio che è stato supportato dalla regione Emilia-Romagna per tutta Italia, che eh, alla fine del procedimento della ricerca ci ha fatto capire che queste tecniche di sbloccaggio possono essere applicate solo a un terzo delle persone, però è già un grande progresso. Eh. Tanto sua moglie faceva parte di quel terzo. Fortunatamente sì. Ed <ride> è guarita, sta bene. Beh, adesso guarita è difficile eh, utilizzare questo termine perché, però posso dire che è dal 2007 che sta bene quindi sono 16 anni che non ha più gli attacchi che aveva prima ma in questa compagnia diciamo molte persone che sono sottoposte per via sperimentale a questo, a questo trattamento che sono stati seguiti da dei neurologi fra cui appunto il dottor Salvi che era un neurologo di Bologna appena andato in pensione e hanno beneficiato di, di questa patologia, così come i due terzi invece purtroppo non hanno avuto lo stesso tipo di eh, evento favorevole. Però è una linea di ricerca che va ancora sviluppata e deve generare altre ricerche, se buona, e questo io spero. E lei ha attestato diciamo, la prevenzione e la cura di queste patologie, e non soltanto su sua moglie, ma su alcuni, anche su alcuni nomi famosi. No? Credo che il nome di Nicoletta Mantovani in Pavarotti, che non sapevamo ma soffriva anche lei di sclerosi multipla, e che ha tratto beneficio dal suo intervento, sia stato importante no? per far conoscere anche il suo lavoro. Sicuramente sì, Nicoletta eh, ne ha parlato tante volte ecco, di questa esperienza che ha avuto con noi e anche dei forti miglioramenti e delle, diciamo, del miglioramento delle sue prospettive personali di vita, della sua qualità della vita, che le permette eh, sempre di andare avanti e indietro per il mondo con la sua fondazione Pavarotti e, e quindi riesce a sottoporsi a un lavoro anche faticoso. Anche lei è un grande amante di viaggi, eh? Sì, anche a me piace molto. Mi piace viaggiare. La sua, il suo essere indomito perché, lo dobbiamo dire, anche lei soffre di una malattia neurodegenerativa. Sì, io ho una malattia rara, rarissima, eh, sì, siamo così pochi che ce l'hanno che proprio siamo anche lontani dal capire. Presumo che siamo qualcosa che mi sono preso in sala operatoria pungendomi con un virus che però sul mio patrimonio genetico aveva una diciamo un'influenza negativa per cui diciamo a un certo momento eh, i movimenti fini e la forza delle mie mani sono venuti meno quindi ho dovuto abbandonare la chirurgia attiva. Ah e questo credo sia un grande dolore, no? un grande sacrificio per un medico e nello stesso tempo la malattia l'avrà aiutata ad essere ancora più empatico come medico e più sensibile. Ma in questo devo dire la verità che lo ero dall'inizio perché è stata una scelta molto forte, quella di, di dedicarmi alla medicina. Quindi in quello non, eh, ero sensibile anche comunque anche prima, secondo me. Diciamo che sono diventato molto più tollerante, ma in generale questo eh, prima ero decisamente più intollerante e adesso sono molto più paziente. Più paziente anche con i colleghi che si sono opposti alle sue ricerche. Tutti i pionieri eh, hanno sinceramente oppositori e, ed è vero anche che girano straniguro nel campo medico, che pretendono di avere soluzioni miracolistiche. Lei ci ha parlato di ricerche, di studi, di team, insomma, asseverati da un punto di vista scientifico quindi, e, e poi è stato molto prudente insomma, nel parlare dei suoi risultati. Però è, stata, è stato difficile anche dover sempre dimostrare, doversi difendere? Sì, è molto. Sì, sì, molto. C'è stato anche un periodo in cui diciamo che l'attacco era quotidiano, anche con esposizione ah. mediatica, che sinceramente non lo amavo molto perché era un turbamento alle ricerche che si stavano facendo. Io immaginavo che avremmo dovuto rendere conto di quanto abbiamo fatto alla fine dei percorsi o comunque durante le tappe, e invece già lì c'era un, una grandissima pressione e questo è stato molto difficile però sono sempre stato molto paziente devo dire la verità <ride> questione di carattere? <ride> ma è un carattere che si è forgiato nel tempo ecco. senta professore il suo motto ha scritto, ha detto è sognare, usare e rendere possibile infatti hanno scritto un libro anche su di lei che si chiama Sogni Coraggiosi il sogno qual è? Il coraggio da dove viene? Allora, beh, lì sogni, sogni coraggiosi è un po' alla fine una crasi di sognare osare. e osare. In realtà era l'acronimo dello studio. Lo studio si chiamava Brave Dreams, che eh, vuol proprio dire sogni coraggiosi, ma voleva anche dire eh, utilizzare il drenaggio cerebrale contro la sclerosi multipla, cioè migliorare il, il drenaggio per poter diciamo, migliorare la malattia. Ed era un sogno coraggioso, cioè lo è tuttora perché era sicuramente un osare, un qualche cosa diverso da uh, quello che è scritto nella scatola, per cui questa malattia viene considerata una malattia autoimmunitaria, pur senza averne le prove perché non è ancora stato trovato nessun anticorpo specifico o qualche cosa di specifico della malattia. Sicuramente è una malattia che recluta le cellule immunitarie, questo lo sappiamo e sicuramente anche il mantenere delle tossine che non vengono diciamo pulite nel tempo previsto lungamente negli anni all'interno del cervello non è un fatto che eh, possa ridurre la componente immunitaria è sicuramente un fatto che partecipa, questo è il mio credo poi naturalmente ci sono quelli che hanno delle opinioni diverse ma le ripeto la ricerca va avanti e ci vuole coraggio sì, ma io la affronto con, 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 con entusiasmo, prima di tutto, così come anche i miei collaboratori più giovani l'hanno sempre affrontata con entusiasmo e coraggio e, e andremo avanti. È bello che ci siano collaboratori giovani, non vanno tutti all'estero. Eh? Ma anche questa qui è, un, secondo me, una cosa che andrebbe un po' corretta. Bene e diciamo le cose come stanno sul tavolo tutti gli anni rimangono parecchi milioni di euro che gli italiani non si prendono dai fondi europei per la ricerca ora se i nostri giovani fossero stati educati a creare dei progetti e andarseli a prendere non avrebbero nessun bisogno di andare via sa che cos'è la prima cosa che ti fanno quando arrivi negli Stati Uniti? ti dicono questa è l'application la domanda che devi fare al governo per avere i fondi della ricerca. Se ce li avrai, avrai il tuo stipendio per i prossimi non so, tre anni e se sarai bravo poi noi ti assumeremo. Questa cosa si potrebbe fare tranquillamente anche in Italia inserendo per esempio nei dottorati di ricerca e in queste scuole superiori nostre anche un insegnamento su come si, ci si va a prendere i fondi che è il rendere possibile, cioè il terzo tempo della ricerca che lei prima ha citato. Mi piace il suo, e diciamole le cose come stanno, perché è, è un suo stile e ho apprezzato molto... Non solo che lei sia stato in prima linea in ospedale, spesso i luminari, soprattutto se sono un po' impediti insomma, nelle loro funzioni, eh, parlavano tantissimo di Covid. Ma dai loro studi, lei è sempre stato in prima linea insomma, nei momenti più terribili no? della prima ondata del Covid. Ma si è anche molto adoperato per eh, ragionare sulle cause e, e, e mitigare gli effetti delle avversità portate dai vaccini, perché qualcuno negava anche che ci potessero essere alcune, seppur rare, avversità portate dai vaccini. Beh, quello è stato un momento terribile perché è stato nella primavera del 2021 in cui finalmente i vaccini sono stati disponibili e in cui hanno cominciato a segnalare delle morti sospette. E lì, sinceramente, io mi immagino che il cittadino comune eh, non si sentisse sicuro perché anche le risposte che venivano date dall'Agenzia Europea e eh, Italiana del Farmaco eh, erano assolutamente incomprensibili. E dobbiamo, eh, alla Procura di Gela, è, una, è un magistrato, un, una donna, che si è trovata con i primi casi di morte sospetta che ha istituito una task force dove c'erano 12 esperti eh, molto bravi, scelti ognuno per la, su per la sua parte, e lì eh, avendo anche a disposizione a Catania, eh, in medicina legale eh, a Catania, una sala settoria, vi ricordate che erano anche proibite le autopsie dal Ministero, mentre lì fortunatamente, essendo per motivi forensi, potevamo finalmente farlo e avevamo a disposizione a Catania una sala sicura che non avrebbe dato diciamo, difficoltà di, per la diffusione del virus. E quindi eh, lì abbiamo potuto lavorare e veramente in tre settimane di lavoro intenso siamo riusciti a capire come, quando e perché può creare la morte il vaccino. Pochi casi, tre casi per ogni milione di persone, ma soprattutto siamo riusciti a capire qual è... Sono i sintomi, gli esami che devi fare. E prevenire. E prevenire, con una cura che, se adottata tempestivamente, salva le vite. Senta, mh, lei è un personaggio veramente. Una volta poi parleremo della sua passione per i viaggi, insomma, anche lì da un po' da indomito, perché non deve essere facile, anche gagevole, con, con certe patologie addosso, spostarsi avanti e indietro per il mondo. Ma lei è un grandissimo appassionato. Di, scrive anche poesie, tra l'altro. Sì, beh, quelle le ho sempre fatte in tutta la vita, ma, eh, eh, ma si fa sono come degli appunti, cioè degli appunti di cose che mi capitano. Quindi che mi stai sento. dicendo che lo scienziato non deve perdere la sua parte umanistica. Quella è la più grande perdita, specialmente se è uno scienziato medico. Se perde quello, perde la molla, perde tutto, perde il contatto, perde, perde la... la l'affidabilità perde, perde tutto. La visione dell'uomo deve essere completa. Ma soprattutto perde anche la molla ma so e, e perde di vista un altro punto che secondo me è molto importante. Molta ricerca viene fatta solo in provetta, senza che vengano attribuiti volti alle cose che stiamo analizzando. Invece tu capisci qualche cosa quando un certo esame tu lo, lo attribuisci a un caso clinico. È quello che ti fa capire. Che ti dà, diciamo, l'interpretazione. È sempre l'uomo che te la dà, non è solamente la provetta. Sì. In provetta adesso si costruiscono anche gli uomini. Beh, insomma, questo mi sembra che a certe volte ci andiamo, ci andiamo a spostare un po' da quello che sono i nostri, i nostri compiti, perché non vedo l'utilità di dover fare queste cose. Beh, quando... Faust qualcosa avrebbe da insegnare Beh, visto che lei è un uomo appassionato di lettura e di scrittura. Ma eh, nell'approccio umanistico c'entra naturalmente l'arte e lei è diventato un detective medico nell'arte, questa è una cosa veramente strana e rara. Eh, questo titolo: Nascoste nella tela, fa abbastanza sobbalzare perché vediamo uno splendido e celeberrimo eh, dipinto di Leonardo da Vinci. Eh, e lei in alcune delle opere più celebri della pittura è riuscito ad individuare le patologie che probabilmente avevano i protagonisti di questi quadri e che sono state ritratte con realismo e grande fedeltà dagli artisti. Come è venuto in mente? Ma ecco, questa non è una cosa che mi è venuta in mente, in realtà quei quadri lì io li conoscevo sin da ragazzino per colpa, tra virgolette, di mio nonno che mi aveva regalato una, una raccolta che si chiamava I Maestri del Colore, una raccolta editoriale pazzescamente bella che c'era negli anni 60, alla fine degli anni 60, inizio anni 70 e, e, e lì ho cominciato a vedere i quadri, poi mi portavano sempre alle mostre o in giro per i musei, quindi erano quadri che conoscevo benissimo. E poi, quando sono diventato medico, dopo una decina d'anni, e quindi maturando un'esperienza, ho cominciato a vedere le malattie nei dipinti che avevo nei miei occhi da tanto tempo, ma che i miei occhi non potevano vedere perché non avevo fatto quell'esperienza. Per esempio, la celebre, forse il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo. Non mi ero mai accorta che ci fosse un bozzetto. Una cisti potremmo dire proprio, un po' rozzamente, sì, sulla eh, base del pollice, però è, adesso che lei me l'ha spiegata, si vede benissimo. Beh, quella è colpa di Leonardo, cioè Leonardo ha fatto questi occhi incredibili ah, sì. che ti magnetizzano e tu rimani estasiato dal vedere, è da proprio un bello estatico da vedere il volto della Gioconda e non vai a vedere dei, dei piccoli particolari come può essere una cisti, che magari lei si era si era procurato ripetendo i movimenti al tombolo del cucito, del ricamo che erano tipici delle donne di, di, di quell'epoca. Quell Oppure il, il, la Bezza Bea di Rembrandt, una delle poche donne nude che tra l'altro... Protagonista, insomma di racconto biblico che ha un'ombra sul seno no? che, che, che si dirama fino sotto quelli che noi potremmo dire appunto gli infonodi e questa ombra scura non può essere una macchia chiaramente perché è fatta ad hoc e lei ci ha fatto un sacco di studi cioè non è un'intuizione quella per cui ha capito il male di cui soffriva quella modella? Sì perché in realtà era una malattia che avevo visto poi ci fu uno studio di alcune ricercatrici olandesi che stabilirono che per vedere Rembrandt, per vedere e utilizzare quel colore o un colore di quella tonalità, doveva aver avuto una patologia che poteva essere solo al massimo 3, a 3 mm di profondità. E quindi escludendo il cancro, escludendo tutta una serie di, di patologie che erano state attribuite a questa Bezzabea, inoltre un secolo di disquisizioni anche nelle riviste mediche. Pensate che Pezzabea dalle donne eh, dell'emisfero australasiatico è eh, la, il, il simbolo delle associazioni delle donne mastectomizzate, quindi per dire che quanto ho utilizzato quest'icona di questo quadro di Rembrandt al Louvre. In realtà allora ho pensato che potesse essere quella, quella malattia, ma era molto rara, cioè io in più di 30 anni l'avevo vista solo due volte. Finché un bel giorno bussa alla porta del mio ambulatorio, una, questa volta un maschio, una, un infermiere preoccupatissimo perché gli era, aveva questo dolore con questa, questa stria bluastra e, ed era identica, ma identica. E che cos'era? Era e una malattia che si chiama trombo, tromboflevite di Mondor e, e quindi niente... Che si può curare? Si può curare, infatti, lui è stato curato benissimo, si cura molto facilmente, però eh, gli feci una foto e, e di fianco quella della, del Rembrandt, 400 anni dopo, erano praticamente gemelle. Senta, ehm, Caravaggio, che ovviamente è, è una leggenda, eh, ci ha regalato diverse versioni dei, di Bacco, Bacco, Bacchino, no? Sono sempre sì. questi giovani e Febi, bellissimi, rosei, paffuti, sorridenti. Alcuni. E poi c'è il bacchino malato, che in sé c'è un po' ingobbito, eh, e poi è così pallido, ceruleo, con questi occhi segnati, le labbra livide. E, è malato di che? Ma allora, secondo... Uh, cioè lui è sicuramente anemico e su questo non c'è nessun medico che possa avere alcun dubbio. Però se uno, mh, diciamo, zooma molto bene sulla mano che tiene della frutta uh, abbastanza disadorna, eh, di questo bacchino, perché per esempio, le frutte del bacco sono coppe di vino, frutta bellissima, il bacchino invece ha una frutta quasi un po' di, di scarto. E, e, e vede l'unghia, l'unghia è quello che noi medici chiamiamo, chiamiamo un segno patognomonico, cioè un segno di malattia, che sarebbe il morbo di Addison, che vuol dire una insufficienza del surrene. Eh, per cui dopo sei anche molto debole, diventi scuro, quindi hai questa alternanza fra questi colori bianchi pallidi dell'anemia e questa pelle un po' bronzea scura e quindi questo è tutto molto ben spiegato nel libro, diciamo, non bello. mi sto di, di ma lungare. Poi sono tantissime le opere d'arte in cui insomma, ci, ci si stupisce riconoscendo dei segni che tu non avevi notato, ma non è solo uno sfizio, un vezzo questa sua ricerca, perché lei la utilizza anche per spingere i giovani medici a essere molto attenti ai segni del corpo, ai dettagli, no? Assolutamente, tant'è che ho istituito un corso di medicina d'arte che è in realtà opzionale, però la soddisfazione è che il 95% eh beh, direi, dei, degli studenti lo fa e questo per me è molto soddisfacente, hanno tante anticipazioni, ma intanto però cominciano ad avvicinarsi all'idea di notare, di concentrarsi sulla figura dell'uomo, di avere l'uomo e la donna. Eh, diciamo, il centro della, della loro attenzione medica è proprio un'educazione anche all'attenzione dei loro particolari o delle cose che ti possono raccontare, che è fondamentale. Sì, ma è anche un grande aiuto a guardare l'arte che non è soltanto. Ideale. In realtà tutti i pittori, anche quelli che ricicciavano stilemi classici, avevano dei modelli a cui ispirarsi, erano uomini e donne. Assolutamente. Sai perché l'hanno fatta grande ufficiale al merito della Repubblica, eh? secondo lei? Ma, Qual è il suo più grande merito? No, alla fine non, non, non so in che cosa posso caratterizzarmi se non con. con Diciamo, la, 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 la volontà, la serietà, la, la voglia, l'entusiasmo con cui eh, faccio e ho fatto le cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Ecco. Poi ci sono stati anche altri episodi, per esempio, eh, ho guidato gli esperimenti in orbita. Dell'Agenzia Spaziale Italiana: Samantha con, Cristoforetti con Samantha Cristoforetti cioè, è, un, è un collage, un po' di cose penso che alla fine abbiano portato alla proposizione, <ride> e qual è la sua canzone? Beh, la mia canzone che mi sento adesso è Dancing Queen degli Abba: Perché? Ma perché mi dà un senso di evasione, mi dà. Uh, un, quando la sento la, la sento sempre volentieri e, e mi sento esattamente come ero in quelle epoche quando, quando l'ascoltavo quindi alla fine dentro di me poco è cambiato e la vita è la realizzazione dei sogni della giovinezza diceva Giovanni Paolo II no? del sogno della giovinezza che cos'è che le dà questa visione della persona e questo slancio anche a sopportare i guai della vita ma alla fine eh, io sono stato molto influenzato dalla lettura di Freud e soprattutto dalla lettura di un caso clinico, il suo primo caso clinico che eh, mi aveva particolarmente colpito mentre facevo il liceo, perché era una donna cieca che in realtà non era cieca. Freud capisce perfettamente da medico che lei ci vede perfettamente, ma alla fine lei non è consapevole della visione per un trauma, quindi la ipnotizza. Riesce a impadronirsi del trauma che le causa la cecità e da lì riesce a guarirla. Quindi in questo ci sono riassunte tante cose. Intanto, diciamo, io non potevo sopportare che una persona per un'ingiustizia no, non potesse avere uno dei sensi più belli, come può essere la vista, che ci permette di approcciarci a tutto quello che è attorno a noi. E secondo, l'innovazione di, di poter pensare a un qualche cosa di diverso per affrontare un problema che in quel momento non era affrontabile. Quindi ci sono tutte queste cose che alla fine hanno rappresentato il sogno eh, che io avevo, da, a cui sono rimasto fedele, anche se dopo si è variegato per forza di cose nel tempo, eh, però nel, nel suo significato essenziale è rimasto lo stesso. Grazie, e andiamo con gli Abba.